Ma quello è un triceratopo, mamma, me ne compri uno. Lo dicevo, lo dicevo. Che brutto modo di andarsene. No, mi ha mangiato Roborex. Sala conferenze. Aspetta, c'era un'altra zona qua sotto. Oh mio Dio, ce n'era un altro. Non ci credo mai nella vita, ma porca miseria. No. Oh mio Dio, è un riferimento a Resident Evil. Notare la pila di cadaveri che ho fatto qua nel frattempo. E Natalia, ma gli stai sparando? O gli stai facendo i grattini? Salve a tutti, io sono The Long Gamer. Ma proprio qua dovevo iniziare a fare la intro. E bentornati su Fossil Fuel 2. Signori, io ormai sto gioco me lo faccio con tutti i finali. È un trascione di proporzioni bibliche, con asset palesemente rubati, comprati, e chi più ne ha più ne metta. Ma devo dire che di tutti i giochi trash che ho visto recentemente è anche quello che mi sta intrigando un ciccino di più. Allora, sul finale dello scorso episodio il telone stava impazzendo per cercare di sconfiggere una marea di creature ibride create dalla Sierra, per poi scoprire una serie di armi, una più potente della precedente, che effettivamente mi hanno svoltato la partita. Allora, prima di riprendere, vi faccio vedere effettivamente il completamento della prima run con la Nataliona, Natasciona nazionale, e poi noi ci rivediamo direttamente qua. Allora, sono ritornato indietro perché mi sono accorto, guardate un po', di aver dimenticato qua un'arma. Un'arma che penso sia anche abbastanza utile. Non lo so, la butto là. Ecco, sostituiscila con questo. Perfetto, vediamo un po' di cosa si tratta. Un fucile da battaglia R27, spara proiettili da fucile. Ok, dotato di soppressore di rumore. Mi piace, quindi va a sostituire questo. Molto probabilmente, fatemi vedere. Piccolo stellino. Possiamo decidere se colpo singolo o colpo triplo. Preferisco colpo singolo. Il fatto stesso che è silenziato mi avrebbe semplificato parte della missione che avete appena visto. Ma porco cane. Per fortuna che sono ritornato indietro a dare un'occhiata. Quindi utilizzerà probabilmente questi caricatori da 5.56. Sempre meglio di quelli da 9 mm. Casomai la pistola la aboliamo. Direi di mettere questo a sto punto sul primo slot. E il nostro comunque buon fucile tattico sul secondo. Ora, forse posso avere anche una minima speranza di sopravvivere allo scontro che ci attende. Sala conferenze. Aspetta, c'era un'altra zona qua sotto. Oh, ma dai, neanche mi ero accorto io. Vediamo un po' se ho dimenticato indietro qualcosa. Il che mi farebbe incocchiare, ma proprio una cifra. Ho lasciato indietro un'intera zona, serve un codice. Ci saranno cose utili là dentro, ma porco canaglia. Paradossalmente questo gioco c'ha più segreti del previsto. Oh. Oh, 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 forse perché ho la tesserina. Vediamo un po', quartier generale della sicurezza. Oh mio Dio, ce n'era un altro. Non ci credo mai nella vita, ma porca miseria. Sostituisci con questo. Cosa abbiamo trovato? Fucile d'assalto SA4. Spara proiettili da fucile. Ah, forse è una versione più potente di questa. Senti, a sto punto mettiamolo al posto di quello da 9 mm, perché tanto non mi ci trovo a prescindere. Fammelo vedere. Questo è quello col silenziatore, questo è quello senza. Caricatore da 30, della serie meglio che nulla. Fatemi dare un'occhiata. È che purtroppo, sì, il gioco mi dice non c'hai più spazio, Lon, non mi rompere i maroni. Guardi, mi porto via a sto punto i crediti. E nuove creature mutanti, giustamente chiamate Blight, sono eccessivamente aggressive e superano i nostri attuali protocolli di sicurezza. Credevo che i Velociraptor fossero abbastanza impegnativi, ma questi esseri sono eccezionalmente formidabili. Siamo riusciti ad addestrare alcuni Blight all'uso delle armi di base. Eccoli lì, perché li ho trovati. E la loro pelle è straordinariamente resistente. Me ne sono accorto, signore. Nel caso in cui uno scappi, suggerisco di usare una 44 Magnum per la terminazione, piuttosto che un calibro inferiore come la 9 mm. Ecco, questo l'avrei dovuto leggere prima, davvero, Inoltre il lanciafiamme H2 si rivela efficace, soprattutto quando si ha a che fare con più esemplari. Oh, non ci avevo pensato. Il direttore ha chiesto un rapporto completo, bla bla bla, e te lo do io un rapporto completo. Il lanciafiamme. Cosa vuol dire che non abbiamo più spazio? Ma mettilo insieme a questi. Ma porca la miseria. Gioco, sei veramente stupido ogni tanto. Che lasciamo stare, che è meglio. Porta via almeno i crediti prima che ti sputo in un occhio. Allora, facciamo una cosa tattica. Toglimi stacco-occhio di macchina fotografica. All'arma deve rimanere nell'inventario. Ok, abbiamo anche troppi caricatori, se proprio volessimo essere onesti. A questo punto la pistola mi passa molto in secondo piano, se tanto mi utilizza gli stessi proiettili del fucile d'assalto 9 mm. Oh, grazie dei proiettili per il revolver. E vediamo a sto punto di recuperare anche questo, e non ricordo cos'altro ci fosse. Ah, la memoria extra, che come potete notare alla fine si è andata a fondere. Che era esattamente quello che dovevi fare, ma insomma lasciamo stare. Ok, non so cosa ci sia in fondo a questa porta. E porca la miseria, cos'è sta storia? No!
Oh mio Dio, è un riferimento a Resident Evil. Non ci credo mai nella vita, io non ho nemmeno salvato. Non ci... Mi sembrava una stanza alla Resident Evil, ma ho detto non hanno fatto sta boiata. E invece l'hanno fatta. Oddio, dove mi respawna? Oh, ok, mi ha respawnato qui, della serie meglio che nulla, ma... La rottura di balle è che adesso devo recuperare tutti gli oggetti. Speriamo che... Sì, sono respawnati tutti. Grazie, gioco, di avermi fatto perdere altro tempo. Non avevo niente di meglio da fare a mezzanotte e mezzo con la mia stessa vita. Ok, tentativo numero 2. Ora che ci aspettiamo esattamente quello che sta per accadere. Olle. Poi mi devo abbassare. Oh, ottimo. Sperando che non mi arrivi da dietro il laserone, perché sennò mi incazzo. E... posto? Tutto questo per recuperare... Che roba ho trovato? L'Oppenheimer, grazie alla tecnologia fotonica, può sparare granate a gravità? Cos'è? O emettere un potente raggio laser? Le celle di alimentazione si ricaricano automaticamente quando non vengono utilizzate. Quale minchia di arma ho appena trovato? Ecco perché non riuscivo a completare la zona successiva. Queste sono cose che dovevi darmi prima, gioco. Avresti dovuto darmele prima. Il gioco dice di premere V per attivare il raggio della morte. Ok. Ha detto che si ricaricano, no? Quindi siamo... siamo a posto, immagino. Ok, facciamo finta che tutto quello che abbiamo visto non sia accaduto. Vediamo un po'. Oh! Wow! Ok. Questo contro le masse sarà veramente devastante. Non dico che fa un colpo un morto, ma di sicuro... ci darà un vantaggio tattico non da poco. Questi li shotta tutti. Bella quest'arma, mi sta piacendo veramente un sacco. Vediamo un po' anche questi. Sì, si dovrebbe ricaricare pian pianino. Comunque abbiamo 8 più 8 colpi, semmai la situazione lo richiedesse. Sì, sì, vedete che il numero sta salendo. Quando non la usi, si ricarica in automatico. Allora, la tattica migliore... Aspetta che devo testare ancora l'altra modalità, quello a coso singolo. Morti tutti? Bravi ragazzi. Dicevo, credo che la cosa migliore da fare sia hackerare questo cocchio di terminale, correre tutto indietro e aspettare i nemici in modo tale che arrivino in un unico punto, così non ci attaccano alle spalle e vi sarò tutti felici e contenti. Ma sparare in prima persona è impossibile, non si vede praticamente nulla. Ok, aspettiamoli al varco. Non dovrei neanche usarla, porca miseria, contro quelli standard. Vabbè, usa l'altra modalità. Ok. Ah, ma usano lo stesso caricatore. Ok, ok, queste sono cose che avrei dovuto scoprire prima. Oh no, dovrò farla riposare tra poco. Ricaricati. Oh, aspetta che non vorrei che facesse danni a me se fosse sono troppo vicino. Non vedo nulla. Porca miseria, aspetta. No, non questa, non questa, non questa, non questa. Sono stati commessi degli errori. Oh, ok, questa che è decisamente molto, ma molto meglio. Aspetta, rompere le palle adesso. Porca la miseria. Questa l'ho sentita tutta. Mi sparano. Oh, non avete senso rompere le palle. Ok, questi li abbiamo presi. Aspetta, che farò quello laggiù. Mi fanno male. Non posso spararvi. Siete troppo vicini. Ok, questi dovrebbe cucinarli per benino. Oh, si è scaricata, si è scaricata, si è scaricata. Sono con le spalle al muro. Aspetta. Ok. La situazione stava degenerando molto, molto in fretta. A posto. No, via, via la... La nebbiolina. Via la nebbiolina di merda. Spara di nuovo. Ora c'è. More, c'è... Ok, non siamo messi benissimo. E quest'arma è virtualmente scarica. Allora, provo a usare questo, vediamo un po'. Adesso dovevi ricaricare. Adesso dovevi ricaricare. Ma porca di quelli per porca. Allora, aspetta che siamo pieni di zeppi di medikit. Tanto vale utilizzarli per... No, 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 no. Avrò dovuto censurare. Premendo shift per scappare più tab per aprire il menu, mi ha aperto il menu di Steam. Ok, ok, dovevo testare le armi. È molto più complicata del previsto. Sono andato a prendere probabilmente la run più difficile, il finale più bastardo da riuscire a completare. E qualcuno potrebbe dire, ma Lon, perché non hai preso il lanciafiamme? Perché mi piace complicarmi la vita proprio uno sfacelo. E ammetto, queste armi sono troppo tecnologiche e faighe. Allora, facciamoci tattici. Ah, è da lì che uscite! Ecco da dove passate. Ok, via la nebbiolina di M. Mi sa che aver attivato troppi effetti in sto gioco, in verità, ti si ritorce contro. Dicevo, cerchiamo di intercettarli prima che... Aia! Prima che diventino un pericolo. Perché non riesco a vedere nulla praticamente. Se evitiamo che ci raggiungano, il gioco è praticamente fatto. E io posso anche ricaricare probabilmente. Ah! Che buio è stato? Non lo so, mi sono spaventatissimo. Aspetti, aspetti, aspetti. Dicevo, posso anche ricaricare il caricatore dell'arma, visto che non stiamo sparando ogni 1,8 secondi. Sono cadaveri che volano in qualunque direzione. Oh, abbiamo anche le granate, peggiore dell'ipotesi. Ah, arriva quello grosso. Beh, questa volta... Ti ammazza? Non ti ammazza! Non l'ho ammazzato! Au! Però lui mi ha fatto veramente un sacco di... Aiuto!
E muori secondo in secondo? Ok, morto? Oh, che faticaccia. Ok, tiriamo a bada tutti gli altri cugini. Sì, ma zio Pili è ancora 19, devo far fuori. Tutto questo per la Natalia. Ah, è arrivato un altro. Sparagli tutti i proiettili. Hold the proiettile. Aspetta, stavo ricaricando l'arma. Ok, c'è morto. Abbiamo preso anche l'altro, perfetto. Notare la pila di cadaveri che ho fatto qua nel frattempo. Che macello incredibile. Aspetta che sennò poi si incasinano. Sparite cadaveri di M. Ok, se non mi spuntano quelli uber grandi, ragazzi, la vittoria è praticamente... Eccola lì, le ultime parole famose. Spara al bastardo. Morece, più morece. Ancora un cicino più morece. Aio! Signore, ha un po' rotto i maroni. Oh, alleluia. Beh, che ce n'è un altro. Ma miseria, ladra. No. Ok, tieni un po' di proiettili per il signore appena arriva. Eccolo, eccolo, sparagli di tutti, sparagli di tutti. Non me ne frega niente. Ci deve morire malissimo. Ok, ricarica. Signor ultimo pezzente, eccolo qua. È fatta. Ce l'abbiamo fatta. Tutto questo era solo per il finale, vero? No, quantomeno per l'ascensore. Oh, zio Billy, Nataliona, Nataliona. A posto. Oh, gioco, ti prego, dimmi che hai salvato il checkpoint. Beh, una cosa è certa, se usata saggiamente, questa arma ti permette di non... Aia! Non aver più bisogno delle munizioni. Oh, ok, ascensore. Ciao, ciccio. Perché mi hai fatto aspettare per scendere? Non ci hai dato sapere? Potere dei porchi videoludici, ma vabbè, dettagli. Ottimo! Ok, proseguiamo verso la prossima zona. Sentite, vedo questi, vuol dire che siamo in superficie praticamente. Oh, hanno... sono appena spawnati. Aspetta, sono appena spawnati i bastardi. Morite, c'è. Oh, aio. Ma porca la miseria, è che non riesce a capire nulla con quegli stupidi effetti di luce. È che siete immortali, aio. Sparato 86 volte. E che? Ancora vivo come? Posto? Ho fatto una strage. E che stracocchio, c'ho addirittura i proiettili volanti. Ok, ho capito, gioco, non tocco nulla. Ok, cos'altro ci attenderà qua sopra? Aspetta. Boni. Miseria ladra. Wow, 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 wow. Ok, vedo dei cecchini laggiù. Aspetta un secondo. Ok, c'è un mega cecchinozzo che teoricamente dovrei poter far fuori. Aspetta. Ok. Se il mio proiettile lo raggiunge. Ah, non ha funzionato. Ma proprio per nulla. Ok, cerchiamo di essere tattici. Devo dare un'arma a colpo singolo. Moresce. Eliminato. Ehe, alla faccia vostra. Perfetto, aspetta che ricarico questa. Ah, adesso ho capito. Le palle esplodono a prescindere. A breve distanza. Sì, ma non vedo nulla. Se mi spawni qualcun altro. Cosa succede? Aspetta. Merda, sei un pezzente di proporzioni bibliche. Sei un super mega pezzentone. Vabbè, non mi ero accorto. C'è un distributore automatico qua dietro. Nella peggiore delle ipotesi, beh, dovrei avere un bel po' di denaro. Ragazzi, senti, io gli sparo dalla distanza e tanti saluti. Aspetta. Più alto? Ok, qua che quest'arma non è niente male, eh. Ma me ne sono veramente innamorato. Se utilizzata a colpo singolo, ti svolta veramente la giornata. Posso? Ok. Tutto è cos'è stato? Sito di colpi strani. Mi ha regalato. Che vuol dire che sono sempre l'inventario pieno io. Oh, poco male, eh. Torno a riprenderli in un secondo momento. Buon Salvino. Quella mi sa di uscita. Vedo l'elicottero. Ah! Da dove? Chi è che mi spara? Non capito chi cocchio mi stava sparando. Devo tirare la leva? Sì, ottimo, ottimo, ottimo. Arriverà qualcun altro, vero? No, l'elicottero. No, quello è una zona, è un dungeon finale. Vo dico io. Ah, sono fatto malissimo. Ah, aspetta. Pezzente. Morici male, non vedo nulla. Signore, è morto? Lo prendo come un sì. Ok, andiamo verso l'elicottero. Ce la facciamo? Non mi attaccate adesso. Ci sono barili esplosivi. Ci sono barili esplosivi. Non mi piace per nulla. Perché l'elicottero è lassù? Come è arrivato l'elicottero lassù? Wow. Oh mio Dio, il capo. Capo, non faccio il pezzente. Capo. Ah, si chiama Massimo. Eyo, Massimo. Aspetta che provo a attaccarlo da dietro con questo. Oh, Natalia, dammi una manina. Per Mother Potter Russia. Quanti porchi con sto cocchio di finale. Oh. Ottimo, ottimo, ottimo. Aspetta. L'importante è che non arrivino i suoi uomini a dargli fuoco di supporto. L'ho sparato? O io sono nella mem più totale? Natalia, ma gli stai sparando? O gli stai facendo i grattini? Oh, non gli sto facendo più danni. Perché non gli sto facendo più danni? Sono confuso. Ok, adesso gli stiamo rifacendo danni. Perfetto. Moresce! Moresce! Ah! Te lo sentite tutte? Mi hai fatto giusto un ciccinino di danni, capo? Ok, vai, 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 vai. Facciamo più danni con questo. Aspetti un secondo, capo. E sono subito da lei. Ah! Mi ha ciccato malissimo.
Aiuto. Signore, non se... E basta con queste granate stordenti. Cos'è? C'hai i raggi laser addirittura. Scusate, ma sti cosi non ci avrebbero fatto comodo contro i dinosauri? Forse anche un po' un eccesso, non dico di no. Ah, giro, giro tondo. Massimo è rotti i coglioni. Non so come dirtelo, ma vabbè, dettagli. Morece. A posto. Ma è morto. Ok, esploso, fra l'altro ci sofferenze. Ma stiamo scherzando? Nataliona, denudati tutto che... Ho tirato porchi per sta... per sto finale. Zio Billy, ci ho messo un'ora solo per fare sto finale. Non dico cazzate. Mi piace che se mi allontano c'hai i capelli a bassa risoluzione. Ma se mi avvicino, allora è tutto un altro paio di maniche. A posto, entriamo nell'elicottero. Ma non potremmo tipo tradire anche madre patria Russia? Trovarci una bella isola tropicale, non lo so. Sai guidarlo, Natalia, vero? Perché io non sono un bravo pilota. Tutto qua? Neanche una limonata? Ma dai, ma per davvero? 2:14. Zio Billy, sei scappato dalla Sierra con Natalia. Come unici due sopravvissuti. Classifica C. C tua? Per fortuna abbiamo tutti i salvataggi per vedere anche gli altri. Yehey! Ed eccoci ritornati. Nel presente, signori, vi faccio vedere un paio di cose che ho scoperto. Editando mi sono accorto di questa scala. Volete sapere cosa c'è? O soprattutto chi c'è in cima alla scala? Guardala, guardala, è sempre stata qua. E pensare che io sono ritornato indietro ogni cocchio di volta? E lei era tipo nascosta qua sopra? Ma è veramente un gomblotto internazionale. Rapporto di missione. Comando, ho stabilito un contatto con un agente della Sierra che potrebbe essere prezioso per la nostra missione. Se riesco a convincerlo a rubare il codice sorgente Sierra, il nostro piano per far avanzare il progetto siberiano rimarrà in programma. Ho assicurato un'uscita e mi accingerò a uscire a breve. Passo e chiudo, mamma Oka. Grazie, proprio... Mi sento molto apprezzato, ma vabbè, dettagli. E... Ah, ok, ovviamente non abbiamo più fatto fotografie, quindi non possiamo recuperare il resto. Possiamo scambiare 50 punti fotocamera per 25 dollari. Signorina, sono pieno zeppo di denaro che mi esce letteralmente dal ci siamo capiti? Ma non è finita qua. Stavo guardando il video che ho fatto nella sala conferenze e mi sono accorto... 4... 2... 7... 6... Ci sono 4 numeri alle pareti e neanche a farlo apposta, se vi ricordate. Nella parte di video che avete appena visto non sono riuscito ad entrare qua. Ma se faccio 4, 2, 7, 6, enter... Buon Salvino! Credo sia tipo l'ufficio del direttore. Edite, diamo un'occhiata. Espansione della divisione scienze. Come promemoria, tutti i dipendenti hanno firmato un accordo di non divulgazione, ne ho firmato uno oggi pure io, che vieta loro di parlare del loro lavoro ai media. L'espansione delle strutture di clonazione del laboratorio è ben avviata. La nostra seconda fase, che va oltre i dinosauri per creare nuove creature mutanti, e ce ne siamo accorti, sta dando i suoi frutti. Ribadisco, se avessimo letto ste robe prima, vabbè. Dato che ci stiamo per avvicinare a un anno di permanenza alla base, i bonus per i dipendenti saranno legati alle nuove scoperte del laboratorio. Elon Musk, amministratore delegato e direttore della base. Ah, Elon Musk. Ovviamente. Ma il tirannosauro non l'abbiamo visto, sono scemo io. C'ho un big vuotozzo di memoria. Allora, ci danno altri crediti in grandissima quantità, ciuccia chi e ciuccia là. Voci sul complesso della Siberia, pure loro lo sapevano. Abbiamo prove schiaccianti che suggeriscono che i russi stiano gestendo una struttura segreta in Siberia. Fortunatamente non sono riusciti a replicare i rivoluzionari risultati di clonazione preistorica ottenuti in Sierra. Il consiglio di amministrazione esprime il timore che Sierra non stia adottando misure di sicurezza informatica adeguate. Se la ricerca dell'azienda uscisse dall'Alaska e arrivasse in Siberia, Sierra perderebbe il suo monopolio sulla ricerca biologica. Saluti, consiglio di amministrazione di Sierra. Guardate che sono più avanti di voi, ma vabbè, dettagli. Recensione del Photonics Disruptor. Credo che sia l'arma che ho trovato nella parte di video che avete appena visto. Questa è una richiesta ufficiale di aggiornamento sull'arma sperimentale del disgregatore fotonico Oppenheimer. I nostri clienti stranieri sono molto interessati. Il dispositivo sarà conservato in camera bianca sotto massima autorizzazione Elon Musk e bla bla bla. Ok, l'abbiamo trovata e avete visto che ci ha letteralmente... non riesco a passare dall'altra parte, Il gioco dice no. Dicevo, ci ha letteralmente svoltato la partita. Ok, c'erano un po' di documenti che chiarivano un pochettino la posizione della Sierra. Come detto, no, non mi metto a fare fotine per la natasciona nazionale. Ora dobbiamo ritornare sui nostri passi e prendere l'altro percorso. Quindi non aiutiamo più la natasciona, ma invece ci dedichiamo... Si passava di qua, no? Sì, perfetto. Alla fuga, e probabilmente saremo noi a portare via con noi, scusate il gioco di parole, le prove. E quindi dovremmo passare dalle barche. Bomba, un movimento sessuale, perfetto. Se vi ricordate, l'altra volta siamo andati in quella direzione. Quindi da questo punto in poi è tutta zona nuova. Buon salve. Ma no, è un'imbrezione.
Ok, cerchiamo di non farci scoprire nei limiti del possibile. Oh, posso arrivare da dietro e fargli un Kinder sorpresa? In teoria. Vediamo un po'. Olè. Gli ho fatto usare la mia ascella, ma vabbè, dettagli. Poi facciamo esplodere la testolina a te. Signore! No, 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 ho avuto un brutto, brutto mal di testa. Sono cose che capitano da queste parti. Ah! Ma porca la misera. Perché non riesco mai a fare le parti in stealth? Bello, Nino, ricordati che poi rimani accucciato. Io ho la brutta abitudine di rimanere stranamente accucciato nei videogiochi. Che detto così suona male. Beh, ormai sono diventato io la donna delle pulizie. Sto ripulendo tutta la zona dai nemici. Ecco qua, no, munizioni a 9 mm non mi servono, gioco. Ma che brutta zona, ragazzi. Allora, qui ci attaccheranno e questi sono punti dietro cui nasconde. C'ho una mezza idea, ma non so se funzionerà. Allora, possiamo mettere un po' di C4 qui, un po' di C4 qua. Ciuccia qui e ciuccia là. Sì, devo riuscire a farlo esplodere perché laggiù non è il tasto più comodo da dover premere quando ti stanno attaccando. Devo essere onesto con voi. Aspetta, ok, sono tutti là sopra. Buoni figlioli. Arrivando, eccoli là, eccoli là, eccoli là. Che bella esplosione, santo cielo. Allora, aspettate che riequipaggio quest'arma che... Nell'altra run ci ha servito fedelmente. Ottimo. C'è ancora qualcuno? No, vi giuro, i comandi di sto gioco sono scomodi come un dito nel ci siamo capiti. No, non che io abbia mai messo dita là sotto, ma insomma è una deduzione. E tutte cose. A posto. Allora, vediamo di recuperare a questo punto altre munizioni per... No, la 9 mm te la tieni? Senti, almeno per quest'arma qua che... Ah, ok. Ah, no, il gioco dice c'hai troppi proiettili, non rompere i maroni. E che fun fact, come sapete molto bene, il contatore di munizioni di sto gioco è buggata a merda. Ok, sì, aperta questa porta, buon Salvino. Ma con quanti tunnel non me lo dici? Salve? C'è nessuno? Allora, non abbiamo ancora incontrato gli ibridi, quindi molto probabilmente lo stiamo per fare. Sangue. Spavento. Allora, se stiamo per incontrare gli ibridi è meglio tenere fuori la Magnum, che ci hanno consigliato di utilizzarla. Non vedo niente. Ah sì, eccoli qua. Proprio per fargli passare un brutto qua. Ho detto qualcosa a spiccare il volo. Meglio se non mi pongo altri quesiti. Questo è un punto di non ritorno, purtroppo per me. Buon salve. Allora, dovremmo aprire quel passaggio lì. Cos'è sta roba? Aio! I macchinari strani messi a caso ci sono. Che faccio? Abbiamo altre munizioni per il revolver. Il gioco dice manco per il cocchio. E che sto facendo casino con i salvataggi? Assolutamente sì. Allora, qua ci dobbiamo abbassare. Oh, zio Billy, cos'è che c'era sotto? La lava? Ah no, c'è un tritatutto. Lonino, tu e il parkour avete un pessimo rapporto. Ricordatelo. Ah, ok, aspetta che qua ci attaccheranno di sicuro. Ho trovato le fogne. Ciao ragazzi, che fate di bello? Allora, evitiamo. Oh no, sei quello armato tu. Mi fatti sorprendere. Ormai abbiamo padroneggiato quest'arma prontamente. Efficacemente. Per fortuna che almeno la barretta della vita si rigenera con il tempo. Allora, non dobbiamo per nulla cadere là sotto. Ok, di là è tutto chiuso. Ma sicuramente faranno un bussette te. Molto ma molto in fretta. Ok, altre. Oh no, altre cavie, no. Salve, c'è nessuno? Ok, qua dobbiamo hackerare. Io sono un grande hackeratore di fama internazionale. Ok, ora le casse stanno rientrando. Spero che mi attacchino all'improvviso. No, sembrerebbe... Oh! Quella cassa si era buggata malissimo. Buon Salvino? Dove cocchio devo andare io, peraltro? Scusate. Ciao, cassa. Ok, la cassa è caduta là sotto. Quanti nasi trasportatori ci sono? Mi sa che qualcuno era leggermente un fan di Satisfactory, molto probabilmente. E che ho paura di andare a imbucarmi nella zona sbagliata. E poi devo rifare tutto da capo perché i checkpoint in sto gioco sono messi un pochettino a merda. Munizioni Magnum. Gioco? Si stanno un po' buggando male le... Erca miseria, le scatole. Quando... E se torneremo qui troveremo cose molto ma molto buggate. Ok, provo... Andiamo di là? No, secondo me dobbiamo scendere da questa parte perché non vedo altre casse. No, stanno arrivando un po' da là. Oh wow, è quello? Perché dovete mettere strutture a caso all'interno dei videogiochi? È una cosa che non capirò mai, in effetti. Vai. Diciamo che magari lì non dobbiamo... No, lì non dobbiamo andare. No, aspetta! Ma porca la miseria. Ok, ho trovato la lava finalmente. Devo saltare di lato, ma il DeLong Gamer ha l'arte incredibile per saltar male. È una roba assurda, lo so, però è così. Ci sono anche un sacco di porte, ma sono chiuse dall'altro lato. E che stracocchio! Ma dove siamo finiti? Ok, dovremmo ritornare nella zona di prima? Sì, dove pian pianino le scatole stanno aumentando, sempre più buggate. Ok, tentativo numero 2. Aspetta, che c'ho cago, perfetto. E che sto imbecille salta veramente a merda. Ok,
che voi non ci avete idea, no, vi giuro. È una roba assurda. Ok, qua dentro non c'era nulla. Occhi aperti, fammi esplodere quella. Niente, come l'ho detto. Non sono riuscito a distruggerlo. Ok, questo dovrebbe sbloccarci il passaggio veloce. Ma il gioco dice che devo andare di qua. Chi poi ha creato sta serie di tunnel? Ma licenziate l'architetto. Ok, il gioco ha salvato la... Quando vedo delle barriere così, è un terminale per l'hacking laggiù, è una porta che si apre di qua, so già che dovrò tirar porchi. Arma, perché non ti stai ricaricando? Ah, ok, non carica i colpi che hai in canna, ma solo i colpi che sono nella batteria laterale. Sta per uscire qualcosa. Sta per uscire qualcosa, lo sapevo. Lo sapevo, corri, 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 corri. Oh, se non hackero in fretta sono bello morto. Ok, aspetta. Madonna. No, 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 aspetta che torno indietro. Ok. E... ok, a posto. Ho attivato qualcosa. E tutto questo per... Oh, porca la miseria, si è aperto. Ma quello è un triceratopo, mamma. Me ne compri uno? Perché non mi buggo male male? Signore, buon salvino. Aspetta che mi schiaccia comunque per principio. Signore, dove sta andando? Scusi, domando per un amico. E poi... esploso il triceratopo. Era il triceratopo kamikaze edition. Ma vabbè, dettagli. Ok, io un po' che non trovo nessuno. E va bene così. Ancora gli antidoti. Oh oh. Ok, stanno per attaccarci dei dinosauri. Quando vedo l'antidoto molto probabilmente sarà un dilofosauro pronto a farmi bubussette te. Ok, abbiamo riaperto la porta, quella che abbiamo visto prima, che è la notizia migliore della Jurnad. Ok, occhi aperti. Ehi, oh ciccio, mi si è girata la telecamera così a random. Buon salvino. C'è qualcuno che vuole attaccarmi all'improvviso. Lo sapevo, lo sapevo. E si è ancora buggato a merda. Una volta bastavano due proiettili sulle gengive e schiattava subito. Occhi aperti, che non mi attacchi anche da dietro. Aspetta che non siano anche qua sopra. Senti rumori brutti. Ah, no, tu, no, tu, no, tu, no, tu, no, tu, no, tu. Oh, marone, oh, marone, ho buggato le scale. Ah, no, no, così mamma. Così mi ammazzo pure io. Ho sparato istintivamente. Gioco, dove era l'ultimo checkpoint? Ok, siamo fortunati. Era prima del Dilo. Dilo, signor Dinofosauro. E mi hai ruttato. Ah, ok, è arrivato dopo. Morto? Perfetto. Allora, i signori da sopra, a sto punto li accogliamo a magnum aperti, che mi pare la soluzione più pragmatica. Siamo fortunati. Ok, le scatole sono despawnate. Allora, uno è qui. No, più morto. Bravo, piccolino. A posto? Ok, direi che l'abbiamo risolta pacificamente. Sì, le scatole sono tutte sparite. Ok, dobbiamo ritornare sui nostri passi, ma immagino che mi faranno tirare porchi, vero? Cavolacci vostri! Succede? Aspetta, 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 che devo rimettere le armi in modalità normale. Ah, stanno combattendo contro gli ibridi. Allora, io ho adottato la vecchia buona vecchia tattica del lasciamo che la natura faccia il suo corso e io faccio fuori quelli che sopravvivono. Boni. Perché quest'arma non può andare troppo distante. Oh, miseria. Mi stanno arrivando veramente un bel po'. Boni, figlioli. Oh, canto, l'adoro. Quest'arma è meravigliosa. Aspetta, che c'è sempre il problema dell'altra volta. Per me è il giorno dopo. Ehi, stati buono. Però i porchi sono ancora belli freschi. Ricarica. Sento ancora dei passettini, ma non so da dove. Eccoli che arrivano. Salve, signore. Addio, signore. Sento anche rumori da sinistra. Mi sa che si stanno buggando le scatole. Ah, beh, c'era uno laggiù. Dio, si stanno buggando le scatole di nuovo. Posto? Direi abbastanza morto. Olè, tutto è bene quel che finisce con la vittoria del telone. Allora, recuperiamo un po' di care, buone, vecchie munizioni per fucile. Tu ricarica intanto, perché sicuramente... no, tu no. Ne arriveranno altri. No, tutto tranquillo, l'onino. Vabbè, è fermo? Sì, è fermo, ok. Prendo la rincorsa perché a prescindere non... Lo dicevo! Lo dicevo! Che brutto modo di andarsene! Che brutto modo di andarsene! Perché mettere sta minchiata? Cosa rappresenta? Sto sviluppatore di M. Devo veramente rifarmi tutto. Ciccio! I check maledetto point! I check maledettissimi point! Sono rimasto a guardarli per un po'. E letteralmente non hanno fatto un cocchio di danni al nemico. È qualcosa di incredibile. I soldati sono completamente inutili come lo schifo. Ah, che due maroni assurdi. Dai, non rompetemi le balle che sono un momento impegnato. A posto, eliminate tutte le minacce. Che faccio? Recupero i proiettili? Sì, perché sicuramente avremo la boss battle con... come si chiamava il capitano? Massimo! Ah sì, era Massimo, giusto, ora mi sono ricordato. Ok, si accettano scommesse. Dite che il telone cadrà di nuovo perché è un imbecille? Sì, ma io più che prendere la rincorsa e saltare. Non è che posso fare i miracoli, dannazione. Aspetta. Ok, ok, aspetta, 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 adesso mi lancio di nuovo. E ok. Posto, fatemi salvare subito adesso un'aula partita. Prima che tiro porchi in neozelandese, ve lo garantisco. Yehey, ce l'abbiamo fatta al primo colpo. Cosa mi regali? Crediti Sierra. Non ho trovato un distributore automatico da un bel po' di tempo. Ok, un altro punto di non ritorno.
Un salvino? Una torretta automatica. Oh, posso anche decidere dove piazzarla? Ho la vaga impressione che servirà direttamente qui. Tirerò una leva e si scateneranno i porchi. Allora, mettimi qua. Torretta con 500 colpi. Sono spaventato per il raggio laser. Quel momento imbarazzante in cui ti dimentichi che la torretta l'hai piazzata tu. Gioco, me ne dai solo una? Perché metto un paio, non mi farebbero schifo. Non sappiamo effettivamente da quanti nemici ci dobbiamo proteggere. Ah, ce n'era un'altra qua in parte. Sono stato un po' pirlo. E la mettiamo quindi da quest'altro lato. Ottimo, ottimo, ottimo. E direi che per il resto abbiamo le mani legate. Sì, questi sono i punti da cui arriveranno i nemici probabilmente. Ok, ho gironzolato per tutta la zona e... sì, teniamo gli occhi aperti perché ci sono diverse zone aperte. Allora, vediamo di tirare la leva. Yeah, yeah. Ottimo. 30 di nuovo? Allora, tatticone della vita. Io mi metto in un angolino. Così a prescindere devo sparare in un'unica direzione. Che mi pare... oddio, la torcia non è che faccia una grande differenza. Dicevo, mi pare la tattica migliore. Quilà! Brave piccole stelline. Ma non è che facciano più di tanti danni? E il resto lo posso far fuori anche io. Torrettine! Ah, se non girano abbastanza rapidamente... io sono... oh, posso uscire anche da qua. Adesso mi sono accorto. Io sono bello che fregato. Sì, ma non mi tirare i cadaveri dei tuoi cugini. Pezzi di herb. Beh, ricarica, che sennò non si ricaricano le batterie. Ok, alcuni riescono anche a tenerli leggermente a bada. Ma gli facciano una marea di danni. Ma immagino sia meglio che nulla. Veder niente. Ha fatto fuori tutti, io ricarico. No, adesso che stavo ricaricando, pezzente. Ok, promemoria per il futuro. Le torrette mettile un cicino più distanti. Perché se non ci attaccano lì al centro, la loro utilità risulta essere abbastanza limitata. Aio! Cosa mi servono le torrette che non fa niente? Cala miseria, mi fate davvero troppi danni. Aio! Ok, ricarica, ricarica, ricarica. Ne abbiamo fatto fuori praticamente la metà. Qualcuno ogni tanto lo pigliano, eh. Almeno gli riducono un cicino la vita. Forza! Dai, gente. Vedo dei nemici buggati male laggiù. Aspetta un secondo. Signore, guardi che siamo qua noi altri. Ma porca la miseria. Aspetta, che ci deve essere Giampia Fabrizio che deve rompere i maroni. Ah, a posto. Ok, questi dovrebbero essere gli ultimi. Avanti, quanti cocchi ne mancano? È che ogni tanto il conteggio va a farsi benedire. E alcune morti non me le contano, alcune kill. Che poi della serie, per fortuna, che non è arrivato quello uber grande con quell'arma strana che abbiamo visto nella scorsa parte. Ciccio, oh, ne hai fatto fuori uno. Bravo ragazzi, sono fiero di voi. Ok, ancora uno mi dicono dalla regia. Ricarica, mi sa che è il tizio buggato che vedevo da là in fondo. Signore, come va? Tutto bene? Ma ce n'è più di uno. Ma eravate buggati lì, ma vergognatevi. A posto. Gli altri me li despawni tu, vero? Perfetto. Ora si può procedere. Yehey. E non stiamo neanche sprecando munizioni? Grazie a questa meravigliosa arma. Aspetta che... ma le mitragliatrici le posso portare via? Scusate, eh. Chiedo per un amico. Il gioco dice no. Una volta che le hai piazzate, sono stracavolacci tuoi. Allora, questa è la zona che si è aperta. Buon salve. Da questa parte per il mainframe. Oh, andiamo a visitare il caro buon vecchio Elon. Sono proprio contento di vederlo. Cosa sto guardando? Munizioni per il fucile. Anche se ribadisco sono... no, ma perché quelle per il lanciafiamme? Ma chi è che ancora utilizza il lanciafiamme? Ma... oddio, per dover di cronaca, gioco ci aveva detto di utilizzare quel maledettissimo lanciafiamme. Ragazzi, io abolirei anche questo a sto punto. Non so neanche perché mi rompo tanto le balle. Sapete cosa? Allora, andiamo allo shoppone. Abbiamo 1350 dollari. A sto punto compriamo le munizioni. Dove stanno? Munizioni per la magnum. Ah, eccole qua, non le vedevo. Ok, completo. Senti, ti vendo dei proiettili. Ecco, qua, perfetto. Così abbiamo liberato qualcosa. E al loro posto... ok, andiamo full magnum. Più magnum di così, guarda, neanche se dovessi mangiarmi il gelato. Mi è venuta voglia di un magnum improvvisamente. Allora, salviamo. Prima che finisco per fare qualche cagata, anche perché sto salvando sullo stesso slot. Quindi... oh, ma basta. No, no, ancora antidoti. Vuol dire che stiamo per incontrare i dinofosauri? Un salvino? Ma che brutta zona, ragazzi. Ok, qua c'è la boss battle. Mi danno le mitagliatrici. Ma boss battle dove? Aspetta, aspetta, aspetta. Che questo sia il mainframe? Potrebbe essere lui, in effetti. Allora, se dobbiamo sconfiggere Elon, ci conviene mettere qui attorno tutte le varie torrette. Tipo, una me la metti qua. Perché c'è una piattaforma abbastanza furbina lì al centro, se notate bene. La zona si estende anche da questo lato. Aspetta che ci sono altre scorte. Munizioni per la magnum. Ottimo, ottimo, ottimo. Oh, wow. Quanta gente devo affrontare? Perché l'area è anche troppo grande. La cosa strana è che questa è la terza mitragliatrice che mi fanno installare. Non so se ce ne sia una quarta. Do giusto un'occhiata veloce, veloce.
questa parte per banchine per barche. Sì, sì. Stiamo andando in direzione corretta. Qua c'è un veicolo a mezzo di... Guarda pure la quarta! Incredible. Mi danno ancora proiettili, ancora antidoti e tutte cose. Lo senti, io il quarto lo metto qui e qualunque cosa stia per uscire da là... non lo so, in qualche modo la affronteremo. Elon, come va? Tutto bene, ciccio? Che mi racconti? Hello, intruder. It seems this is my last chance to stop you. Ma no. Therefore, I must pull out Roborex. Come Roborex? Cosa vi siete inventati? Roborex? Dove poi è Robo... Oh mio Dio! È un T-Rex robot! Ma mi prendete in giro! Sparateie! Sparateie! Oh miseria, non vedo nulla! Aiuto, cos'è? C'è una luce incredibile, sparate a Roborex, presto! Ah! Fa malissimo! Dai, aiuto, io sto qua dietro! Io sto qua dietro, non ne sto nemmeno! Lasciamo che le mitragliatrici facciano il loro lavoro! Aspetta! Ma... Oh no no! Sto per morirci, aspetta un attimo che mi curo un attimino! No! Mi ha mangiato Roborex! No, ok, ti show. No, hanno fatto l'urlo di Wilhelm. Cioè, dopo che ho passato 20 minuti a mettere tutte le torrette, Roborex mi shotta ad un... Stavo per ucciderlo. Aveva un HP. Elon di merda e i suoi Roborex del manga. Ok, le mitragliatrici non hanno fatto troppi danni a Roborex. Ma comunque, ok, io mi tengo a debita distanza. E casomai, se le mitragliatrici fallissero, come dicevo, gli sparo giusto gli ultimi proiettili e vissero tutti felici e non divorati da Roborex. Zonaccia ladra di chi si è inventato sto gioco. E poi sapete cosa mi fa triggerare male? È che sto gioco viene venduto a 20 euro. No, non sto scherzando. 20 euro. Ma mi prendi per il culo? Con 25 euro ci compro Crash Bandicoot 4 per la Switch? E fidati che è un gioco fatto un miliardo di volte meglio. Se mi chiedevi 5 euro, onestamente era già troppo. Ok, Roborex parte seconda. Allora, ho una mezza idea, peraltro. Ci ho pensato solo adesso, potevo far scorta di C4. Buttami un C4 lì, perfetto. Così appena Roborex esce, io gli faccio fare un bel boom boom. Ciao Roborex, vai. Ok, non gli ho fatto abbastanza danni, onestamente. Sparate, ah. Roborex DM, sparate. Sparate, ah. Sta venendo a prendermi, corri razza di imbecille. E vabbè, oh, è super triggerato. Ah, Roborex DM. Aspetta che sono in fin di vita. Questo mi divora di nuovo. No, no, prendimi l'almanium. Oh, oh, ha la facciaccia tua, Roborex. Aia, mi ha fatto una marea di danni. Il bastardo, gli sono esplose cose in parte. Che ha fatto danni con la sua stessa arma, l'imbecille. Estinguiti, fetente. A posto. Ti insegno io a venire a fare il Roborex qua nel futuro. Pezzo di... Vabbè, lasciamo stare, sei già bello che morto. Gli hanno messo cose a caso. Ma dimmi te, Roborex di sta merda. Inga, meringa. Meringa era la parola che volevo dire. Ma... Mitragliatrici, avanti. Elon, come va? Tutto bene? Spavento! Oh, che succede? No, non mi dite che il server di Elon si trova sotto qua, in parte a Roborex. Mi prendi per il culo. Elon! It seems there's been a mistake. Dici? Please don't. Ma no. I must implore you to stop your current course of action. Doing this will destroy me. Davvero, Elon? Intruder, I love you. Stati zitto, Elon, hai rotto i cogliombari. Vabbè, dettagli. A posto, ci siamo liberati di Elon una volta per tutte. Grazie, sì, riportatemi in superficie, che non sarebbe male. Ok, tutto è bene. Né quel che finisce bene. Ovviamente non è ancora finito. Aspetta. Ah, mi avete bloccato la via di prima. Oh, volevo far un po' di compere. Però si è aperto quest'altro lato. Aspetta, cos'è quella roba bidimensionale? Aspetta, non mi dire che era l'uscita. Ma in aspetto molto bidimensionale. Billy, non vedo nulla. E niente, figlioli, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. La parte finale di questo ending e ovviamente anche il terzo ed ultimo ve lo faccio vedere nel prossimo episodio, perché sennò non ce la faccio a far tutto in unica puntata, gente. Devo ancora registrare l'ultimo percorso. Mi domando cosa possa accadere. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace o vi mando a casa Roborex. E noi, anche Elon, ma non quello nostro, quello un attimo più robotico e rompipalle. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao.